Il Consiglio regionale dedica una mostra a Lorenzo Antonio Massaia dal titolo Cardinal Massaia, Abuna Messias, missionario, medico, esploratore, diplomatico, evangelizzatore dell'Etiopia. Nella biblioteca della Regione Piemonte, fino al 3 febbraio, sono esposti documenti, suppellettili, armi in un viaggio attraverso i paesi in cui Massaia ha svolto la sua missione. Io sono appassionata poi compaesana del Cardinal Massaia e in famiglia sentivo sempre parlare di lui, il Barba Cardinal, e fin da bambina ho dedicato la mia vita, avrei voluto seguirlo anche come missionaria, ma ho continuato a raccogliere e acquistare tutto quello che era del Massaia. E adesso, grazie alla biblioteca della Regione Piemonte, sono qui con questa mostra. All'inaugurazione della mostra ha partecipato l'erede di una delle prime famiglie italiane a trasferirsi nel Corno d'Africa. Io sono nato in quelle terre, da genitori nati in quelle terre, da nonni che sono arrivati lì 19-20 anni, da bisnonni che erano di mezza età. Noi apprezziamo che si cominci a capire che il nostro colonialismo è stato diverso da quello del Belgio, da quello della Francia e dell'Inghilterra. Noi la chiamiamo più una colonizzazione. Tutta la nostra legislazione, che è rintracciabilissima, a riguardo le colonie, pretendeva dai coloni il rispetto delle proprietà, il rispetto dei culti che si trovavano, il rispetto persino del passaggio dei nomadi. Quindi ogni cosa era fatta nel rispetto degli usi e costumi locali. In più l'Italia dalle colonie non ci ha guadagnato proprio nulla e invece ha fatto grandi investimenti. E l'Italia ha portato quelle popolazioni da una cultura, diciamo così, medievale alla cultura corrente di fine Ottocento, cioè praticamente la storia moderna dei popoli soggetti alla nostra colonizzazione, possiamo dire che incomincia proprio con la colonizzazione italiana.